da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Bentornati allora, intanto dicono dottor Martinelli, sono un milanista tutt'altro che ottimista, sino a quando i nostri proprietari saranno i fondi non faremo mai più campagne top per essere in lizza tutti gli anni per vincere la Champions League. Con questo braccino corto non si può competere con City Real Madrid, dice Federico. Ma neanche, ma con City Real Madrid già lo sapevo, ma nemmeno col Benfica. Vabbè, dai, adesso non esagerare. No, no, io esagero. Ma ti rendi conto che noi stiamo... Allora, la verità, professore, noi in questo momento stiamo lì aspettando che West Ham compri Paquetà per avere 5 milioni per prendere questo Onana, che è la quarta o quinta scelta, e sai con chi ce lo stiamo giocando Onana? Con la Cremonese e con un'altra squadra, che lo vuole. Capito? Noi stiamo discutendo, siamo in lotta con la Cremonese. Comunque vedrai che qualora dovessi incrociare le spade col Benfica te la giocherai, perché comunque sì, il ma Milan per fortuna che poi c'è il campo, perché ci sono i nostri giocatori, c'è Pioli, c'è una squadra, e questo c'è il campo che è un altro discorso, ma qui stiamo parlando, il mercato non è il campo, il mercato è come prepari per andare in campo. Noi oggi, prima partita, che lui lo diceva, che devi avere 18-19 giocatori, no? Noi a centrocampo giochiamo con Bennacer e Tonali, che quando quei due non possono giocare o sono giù di forma, noi abbiamo Pobega e Bakayoko, che non lo puoi utilizzare, Adli, perché se lo utilizzi Adli devi pagare 15. No, Adli non può giocare nei due di centrocampo, gioca più avanti Adli. Sì, Adli ormai, Pioli ha detto, abbiamo tre trequartisti, quindi esatto. De Cantelaere, Diaz e Adli lo considera trequartista. Davanti, infatti, Diaz però non è tanto lui dietro considera Tonali, Bennacer, Krunic, Pobega. Basta. No, come non basta? E chi altri? Ha detto il quinto, Bakayoko. Bakayoko non lo può utilizzare. E Bakayoko, perché no? Perché se fa 5 o 6 partite scatta la clausola, devi comprarlo obbligatoriamente, 15 milioni più l'ingaggio altissimo. E non hanno intenzione di prendersi Bakayoko. È così, è quello che dico, che non è, due ne servirebbero, perché servirebbe uno al posto di Kessié e uno al posto di Bakayoko. Quello servirebbe. Però io dico, a questo punto rompi gli indugi e gioca, fai giocare e prepara Bakayoko. Ma poi, ma scusa, se adesso Bakayoko l'ha bocciato Pioli, dai, lo sappiamo, no? L'ha bocciato. Come ha bocciato probabilmente lo stesso Pobega, che già vorrebbe tornarsene a Torino, no? È già la seconda volta. Quindi... Il Milan, che sta lì con 5-6 milioni, non sa dove fare, ne spende 15 per un giocatore che non vuole, Bakayoko, e che poi si tiene sul gobbo? Non credo. Ho capito, ma se prendi Onana, che non è... signor nessuno. Ma infatti, davanti a fuori i soldi veri. Ma ormai che... ormai cosa? Ma i soldi ce l'ha. Sì, a 24 perché... agosto, se non è che vai ma a trovare... Ma non 24 agosto. Sanchez, l'abbiamo detto prima, no? L'abbiamo detto prima. E più di un me l'ha detto Schira. È più di un mese che sappiamo che non arrivava, sì, Sanchez, quindi non è vero che siamo gli ultimi 3-4 giorni, ci sono ridotti agli ultimi 3-4 esatto, giorni. Voglio ricordarti che tu hai avuto un direttore sportivo e un direttore tecnico che hanno firmato... Un mese e mezzo fa comunque. Che hanno firmato due un ore mese, prima... Un mese e mezzo sì. fa. Ho capito, però il mercato non parte il 30 giugno, Leo. Se Maldini e Massara hanno avuto le mani legate... Però scusami Giulio, è evidente che lì l'errore parte dalla idea, dal progetto. Cioè loro sono partiti dicendo la priorità è migliorare la tre quarti. E sono andati su questo De Cantelaere, dove hanno consumato praticamente il quasi budget. Tutto. Perché all'inizio ci avevano detto che volevano fare anche un sette forte, certo. Poi non l'hanno più fatto perché non ci avevano più... E c'era Ziyech disponibile esatto. praticamente gratis e hanno voluto rinnovare Messias. Ma lì c'è lo zampino dell'allenatore? L'allenatore preferiva Messias a Ziyech.
Non so se preferiva Messias Zazzica. Mi sembra strano, dai. Secondo me è perché il giorno del raduno parla di Messias il 4 luglio, non il 4 agosto. Però Messias è un comprimario, Ziyech. Esatto, è un grande giocatore. Vai costruire una linea con Ziyech. Quando te lo trovi un'altra volta il Chelsea che ti regala Ziyech. Esatto. Una domanda ai milanisti Martinelli e Ordine. Mi dite un derby o un big match dove Leao è stato decisivo o che abbia preso una sufficienza? Se il Chelsea da 150 milioni... È una provocazione. Non rispondo. Dice, con quei soldi prendete Milinkovic Savic, un attaccante da 20-25 gol. Interista, ovviamente. Infatti, t'ho detto. Se, allora, facciamo ancora, apro una parentesi, noi del Milan, campioni d'Italia, abbiamo accettato ormai, no, il concetto di non avere un centravanti forte, cioè gli altri hanno Immobile, Lukaku, Martinez, Vlahovic, Osimhen, noi abbiamo dei giocatori buoni, due parametri zero comunque, però sappiamo che non lottiamo, nessuno dei nostri giocatori lotterà per la classifica cannonieri, no? Già lo sappiamo, però siamo contenti lo stesso perché speriamo in Origi, Giroud, insomma, abbiamo digerito questa roba qua, di non aver speso i 100 milioni, gli 80 milioni per il centravanti. Ho capito, però scusa, se tu spendi 80 milioni per il centravanti, ma gli altri poi ce ne l'hanno. Spendi scusami, poi ne spendi... No, il problema di fondo, scusa Leonardo, è questo. Bisogna decidere. Tu che cosa vuoi fare? Vuoi fare che poi ti ritrovi con 250 milioni di debiti? Ho detto che ho accettato. No? Ho detto che noi milanisti abbiamo accettato di avere due parametri zero rispetto agli altri che hanno giocatori da 50 milioni in su. Va bene? È un dato di fatto, l'abbiamo accettato. Ma una volta che accetti quello, e perdi che sì, che è un giocatore... comunque utile, non è un fenomeno, non lo sappiamo, però è un giocatore che non si infortunava. Barcellona fa la panchina. Sì, vabbè, ma perché Barcellona c'ha dei giocatori di un certo livello. Comunque, per noi Milan, in Italia, era utile o no che sì? Dove lo mettevi? Lo mettevi, certo. Lui giocava, entrava, non protestava, andava bene per noi che sì. Sì, ti voglio ricordare. Noi non volevamo avere chissà che cosa, ci bastava avere il nostro che sì. Ti voglio ricordare che gli ultimi due mesi di che sì... sono andati bene perché i precedenti zero. I precedenti, sì, ragazzi, c'era il casino, la storia del casino della Coppa d'Africa. Ma la Coppa d'Africa che si presenta dopo, che gli altri tornano prima, lui torna dopo. Va bene. Eravate tutti infuriati. Noi adesso, oggi, se avessimo che sì, noi diremmo oggi per due ruoli in mezzo e ne abbiamo tre buoni. Poi ci può stare bene Cruni, ci può stare bene, ma per tre ne abbiamo due. Siamo contenti così, non romperemo le balle a nessuno, ma oggi non possiamo dirlo, perché noi appena uno dei due si fa male o è squalificato o uno scende di forma o al 70° non ne può più, noi dobbiamo mettere Pobega che non c'entra niente o Krunic che è un adattato, che tra l'altro si è pure infortunato. E quindi non va bene, e quindi c'è un buco lì, ragazzi, c'è un buco e questi vogliono coprire il buco cercando sto Onana del Bordeaux retrocesso che chiedono il prestito. Ma io trovo una cosa, cioè io mi viene da ridere, tanto è grave questa cosa. Adesso la Juve sarà confusa, però si prende quello che c'è, quello che serve glielo dà ad Allegri, sì. Dai, su. Insomma, e Inzaghi piange perché perderà Nokia, cioè pensa a te, scusami. Dai. Intanto ci scrive Alberto Castelli, che è un nostro amico che viene ospite su Top Calcio quando ci sono le partite del Milan, e dice: dall'anno prossimo i procuratori avranno delle limitazioni importanti sui trasferimenti e quindi quest'anno è l'anno per Leao, non c'è scampo, dice lui, su questa cosa. Allora, ma guarda, a mani in cuore, ma se ci danno veramente 100 milioni per Leao... glielo dai. Ma dai, ma però voglio che venga vergato sulla sacra erba di Milanello, che li spendono tutti per giocatori che ci servono. Quello è... Perché che me ne frega a me? Adesso però, obiettivamente, tanto. Adesso è impossibile. Infatti, per quello io non ci credo alla notizia di adesso, perché sarebbe una follia. Sarebbe dire, rischiamo di non andare in Champions. A compromettere la stagione. Oggi vendi Leao stanotte, tu rischi di non andare in Champions, perché chi ti dà
Leao cosa ha fatto l'anno scorso? Ha fatto la differenza in quelle partite che era, ha fatto la differenza che mezzo e mezzo. Impazziva e pum, gol lui o gol faceva fare. La differenza, gli altri sono giocatori, lui e Teo Hernandez, da quella parte lì. Se tu a Teo Hernandez gli levi Leao, siamo fregati, Tanto dicono il signor Martinelli ha ragione al 100%, vendiamo Leao e ridimensioniamoci, ma ora, dice Max. No, non ridimensioniamoci, no, reinvestiamo. Io non sto dicendo ridimensioniamoci che cosa, io voglio spendere 100 milioni per Leao per rinforzarmi, non per ridimensionarmi, perché i nostri, comunque, obiettivamente, i nostri dirigenti sono bravi a comprare, perché hanno comprato dei giocatori a 20-25 milioni che sono dei signori giocatori, con 100 milioni... ne comprano 3 o 4, di questi di 3 o 4, 3 vanno bene e siamo più forti. Scusa, questo dovrebbe essere il piano, secondo me. Fate un po' pubblicità, ci fermiamo.